guarda qua. Passo. Guarda come va, va giù, va giù, va giù. Attenzione rettilineo. Questo è da Route 66. C'era anche un cartello con scritto procedere ad agio e era completamente esploso dai pallettoni. Madonna, ho appoggiato il piede all'asfalto. Bollente. Figa, bollente. La moto segna 42. Beh, mi sta un po' colando il sudore nel casco, in effetti. Sì, sì, ma anche i guanti sono bagnati dentro. Prende la traiettoria, attenzione! Senti adesso che siamo belli sudatini. L'aria com'è fresca. Ah, che bello. Comunque, fans, strade deserte veramente. Abbiamo incrociato una decina di macchine in tutta la giornata. Due macchine. Incredibile, due macchine insieme. C'è qualcosa in mezzo alla strada. Qualcosa di morto. Un uccello morto. Attenzione rettilineo. Questo è da Route 66. C'era anche un cartello con scritto procedere ad agio e era completamente esploso dai pallettoni. Ballao? O Masleo sin ballao? Qua dobbiamo girare a destra, verso Orroli. Non importa che moto tu abbia e quanti cavalli tu abbia sotto il culo, ci sarà sempre il momento in cui sei in sesta e cercherai di mettere la settima. Esatto. Scuscia via, attenzione! Su di qua. Ah, ok, l'ha ricalcolato, giù di qua. Guarda come vanno, cioè come sono dritti le montagne lì, come sono dritte. Ah sì, le hanno squadrate col righello. Che strano. Allora, in realtà anche questa, che dovrebbe essere una provinciale, che non ha l'asfalto proprio bellissimo, però è molto divertente. Luna fornisce sempre contributi. Eh? Appunto. Si può alzare la musica che non si sente? Passo! Guarda come va, va giù, va giù, va giù! Senti come scoppia! Dobbiamo rimanere sull'SP10 per 11 km. Attenzione, decolli! Meno male che me l'hai detto, mi sono alzato. Ma poi pensiamo a un punto dove mangiare? Sì. Senti come va questa moto da 44 cavalli, eh? Beh, comunque in montagna spinge di bestia. Il mono sì, eh. Ah, guarda il lago. Ah, wow, che figo. Lago gigante anche. Wow. Un po' di avvallamenti, signori, in questa parte di strada. Ma guarda che rettilineo della Madonna! E c'era la municipale in fondo col laser. No, dai. Ma va qua, ma figurati. Diventerò sarda, eh. Eh sì, eh. Dobbiamo solo rimediare sulla bronzatura. Sì, beh, qua iniziano magari a fine aprile andare al mare. La vedo dura, eh. Tosto vento mi sta rincoglionendo però, eh. Tosto rumore nelle orecchie. Sì, beh, però almeno non c'è afa. Ah no, quello no, ci sono 28 gradi. Siamo ad Orroli. Ma ci fermiamo a mangiare? Sì, ma... Ah, ci sono le panchine, guarda. Potremmo fermarci qua? Ma l'ingresso per le panchine dov'è? È là in fondo. Vabbè, scavalchiamo. Bene, fa, siamo arrivati ad Orroli.
E c'è questa panchina molto bella all'ombra e ne approfitteremo per pranzare, visto che sono le 2:15 del pomeriggio. Moments later. Eccoci, ci siamo fermati a Orroli, vero? Sì. O Orroli, penso sia più Orroli. Abbiamo trovato questo parco tutto all'ombra, con le panchine in marmo, e ci siamo fermati qua a mangiare. E ho scoperto che in realtà abbiamo fatto pochissima strada rispetto a quella che dobbiamo fare. Era il percorso più breve, quello di oggi. Wow. Wow, sempre grandi emozioni. Sei pronto? Per cosa? Mangiare. Mi hai fatto il panino? Certo. Più che un panino è un paninazzo. Vabbè, oh, è... Beh, giusto, mi devo mantenere. Esatto. Beh, comunque niente, Luna ha fatto i panini con l'arrosto di tacchino. No, pollo. Pollo, arrosto di pollo? Vabbè, dai, va bene, uguale. Siamo sotto qua agli alberi, cadranno un sacco di insetti. Abbiamo parcheggiato le moto al sole, così quando saliamo ci verranno le emorroidi. A parte questo, tutto bene. Mangiamo? Sì. More moments later. Panini mangiati, c'era un... Panini, salamelle, formagelle. C'era una busta intera da affettato nel mio panino e anche nel suo. Calasau. Tra l'altro proprio sono 5 fette prese, messe canonau dentro per intero. E allora, Però almeno ho visto che la sottiletta l'hai divisa in due. Certo, si è anche sciolta nel mentre, quindi... Ecco, se no te la mettevo lì sulla pietra, al sole. Potevamo scaldarli lì, sembra la piastra. Sarebbe lo caldino l'altro tavolo. L'altro tavolo, completamente al sole. E adesso ci rivestiamo e torniamo in moto. Luna Colombo a 90 gradi. E non è la temperatura del lavaggio in lavatrice. 15 minutes later. Abbiamo mangiato, bevuto e adesso ripartiamo. Sì, non so quanta strada facciamo perché lì c'è un posto di blocco. Vabbè. Speriamo non fermino noi perché mi sono appena rivestito. Speriamo che non mi abbia visto fare la pipì. Pipì dietro la panchina. E cosa dobbiamo fare noi donne? Non lo so. Beh, io l'ho fatta dietro l'albero, non è che... Bene, siamo passati indenni dal posto di blocco. Ma poi cosa vogliono controllare qua? Magari qualche latitante. Che di certo non penso vada in giro in macchina, rischiando di farsi fermare. Qua dritto? Non era dritto. Ah. Di navigatore di merda. Tra l'altro targato Bergamo. Sembra strano dentro sta stettoia, però Google Maps dà sempre grandi emozioni. Quindi a sinistra? Sì. Perché vanno prima lui? Tra l'altro Google Maps mi dà le indicazioni in inglese. Bello. Dobbiamo andare in su di là. E poi di qui. E saliamo ancora. Guarda, sembra la Toscana. Qua un po' secchino, Anche lì un po' secchino. Sì. Mica, se non lo sai, questo qua ti spacca. Beh, ma che villa moderna che si è fatto su. Sì. Cos'è? È la zona delle case moderne. Ma non perché dovrebbe costruire casa qua, scusa. Perché ci... Boh, magari ci vive. Io non ho capito, ma... Magari ha un'attività. C'è un caso. Lo so, è una grande piana secca. Zio Peppa, cosa c'è qua? Non c'è niente, va. Erba. Erba secca. Che adesso dobbiamo girare a destra verso Lanusei, Seiui, Tortoli. E quella che stiamo andando a prendere dovrebbe essere la statale 398, che a guardare da Google Maps, altro posto di blocco, mi dava delle grandi soddisfazioni. Cos'è che fanno tutti questi posti di blocco? Si vede che hanno paura che sequestrano le persone, non lo so. Allora, quindi in teoria adesso dovremmo rimanere su questa per un bel pezzo, tipo 25 km sicuri. Ah, brutto. Bello sapere che ti dicono quando sta arrivando. Comunque promette molto bene.
guarda qua. Che curve, che asfalto. Sei carica a farti questi 25 km di divertimento? Carica. Carica bestia, eh? Paesaggio stranissimo, mai visto. Paesaggio molto selvaggio, molto brullo anche. Si insinuano a vicenda come il serpente sempre in agguato. Sono messe meglio queste strade qua che quelle lì a Tortoli. Sì, veramente. Questa è la statale 398, ricordiamolo per i fans che vogliono venire magari a farla. Ah sì, hai ragione, 198. Statale 198, Luna Colombo mi corregge. Senti che bello. Cioè, guarda qua che piscinetta. Potresti fare un tuffo, eh. Tuffati di testa. Sì, eh. Vediamo quanto è alta per davvero, sì, almeno. È morbido. Beh, è un po' morbida la sabbia, lo è. Non da bagnata, forse. Da bagnata è un po' durina. Vuoi provare? No. Dai, prova. Fermo un botto di più se ti butti di testa in questa pozzanghera. Sì, sì, però poi ci bannano i video. Soprattutto da TikTok. Ok.